Presidente Cirio, primo weekend del mercato mondiale del tartufo, alcune considerazioni, visto che anche qua lei oggi in qualità di ospite, diciamo, in qualità di visitatore? Ma le considerazioni sono che siamo in un luogo sicuro, siamo in un luogo in cui tutti quelli che entrano hanno la febbre controllata, c'è il contingentamento degli accessi perché più di 500 persone non possono entrare, in qualsiasi momento si vede e si sa quanta gente c'è, e questo credo che sia il modo migliore per affrontare un evento come quello del tartufo. Un evento che quindi viene fatto in sicurezza, nel rispetto dei protocolli rigidissimi dati dalla Questura di Cuneo, rigidissimi, e dico io, hanno fatto bene a farli rigidissimi, ed è una situazione che dobbiamo monitorare con grande attenzione, perché da una parte dobbiamo continuare ad agire, a operare, a dimostrare che il Piemonte c'è, che i turisti possono continuare a venire, ma dall'altra parte dobbiamo dare prova di saper convivere con questo rischio non correndo nessun rischio e quindi mettendo tutte le precauzioni del caso. Mi sembra che tutto stia funzionando, basta spostare la telecamera e vedere questo mercato del tartufo di oggi, è tutto il giorno che è così, c'è grande intercambiabilità delle persone, ma non ci sono mai fenomeni di assembramento o di ammassamento, e quindi mi viene da dire addirittura che è più sicura questa piazza che tante altre piazze in cui evidentemente questo controllo non c'è. È un compleanno importante, la 90ª edizione, cosa mancherà a questa edizione? Speriamo niente, siamo all'inizio, tartufi ce ne sono, la qualità c'è, la passione, l'amore, l'eccellenza, i turisti, gli stranieri, gli appassionati, è ovvio, è tutto un po' diverso, è tutto in una nuova normalità, però quest'anno è così, l'importante è non rinunciare e soprattutto non dimenticare che i sacrifici che facciamo li facciamo per la salute delle persone. E cosa vuole dire davanti alle critiche che ci sono state, che hanno detto si sarebbe potuto non fare questa manifestazione visto il periodo? Ma io credo che questo evento è un evento che il Comune di Alba, l'Ente Fiera, hanno avuto il coraggio di fare e andava fatto e andava. Bisogna ricordare che quando decidi di fare la fiera lo decidi a giugno, non è che lo decidi l'ultima settimana, per cui bisognava partire. La Questura è stata molto sul pezzo, è stata molto vicina agli organizzatori, ma con delle regole ferree. Gli organizzatori le hanno rispettate e mi pare che le condizioni siano pertanto tutte condizioni di assoluta sicurezza. Però non bisogna abbassare la guardia, quello che avviene oggi va monitorato oggi e domani, dopodomani, ora per ora, giorno per giorno, come per tutto il Piemonte. Siamo pronti a intervenire chiudendo e anche bloccando quando ci fosse la necessità di farlo. E lo facciamo in un'ora, perché la salute delle persone non può essere sacrificata. Ma quando le condizioni lo permettono non dobbiamo dimenticare che l'economia della nostra terra deve poter andare avanti e bisogna poter convivere in sicurezza con questa normalità. Quindi bene che si sia partiti, bene che ci siano regole ferree molto rispettate, ma attenzione massima e pronti a intervenire se ci fossero problemi.